Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno o ascendente Capricorno. Andiamo a vedere come sarà l'amore nei prossimi giorni, se hai una persona in mente o se non c'è nessuno, va bene? Andiamo a vedere 8-10 giorni, ok? Vediamo, per le mie ragazze e i miei ragazzi del Capricorno, andiamo a vedere prima la tua energia rispetto all'amore. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del Capricorno, ascendente Capricorno, nell'amore nei prossimi giorni? Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi Capricorno nei prossimi giorni rispetto all'amore? Vediamo. Due di coppe, state innamorate qua, innamorati. Sei di spade, ci può essere una distanza tra di voi o un allontanamento. Sette di bastoni, io qua vedo che un amore c'ha un po' di problemi. Vedo che ci possono essere delle situazioni conflittuali perché una persona sta a distanza o perché una persona si è allontanata, una persona che tu ami, per molte di voi. Invece se tu non c'è nessuno qua, io vedo che l'amore è un po', cioè le difese alte rispetto all'amore con qualcuno. Vediamo qual è l'energia positiva. Capricorno. Il giudizio. Qua c'è una rinascita dell'amore. Una cosa insperata che tu non ti aspetti nemmeno. Vediamo l'energia della tua persona di interesse, nei tuoi confronti. Capricorno. Regina di spade. Paggio di spade, paggio di denari. Io qua vedo un incontro con questa persona rispetto a una situazione che ti ha ferito. Questa persona è possibile che ti spia o ci sta rimuginando su, c'è stata una ferita tra te e questa persona, oppure un distacco, oppure una lontananza, vedi tu. Io vedo un incontro con questa persona al netto del fatto che ci possono essere stati dei problemi o ci possono essere degli scontri tra te e questa persona. Vedo un incontro, una rinascita, qualcosa di sperato. Questa persona sa che ti deve delle spiegazioni anche, e ti parlerà costruttivamente. Sei una persona nuova, ragazze mie, io qua vedo che tu hai le barriere alte, le difese alte rispetto all'amore. Però io qua vedo che all'improvviso tu cogli l'opportunità di una persona nuova. Qua abbiamo l'energia dell'acquario, acquario, gemelli, bilancia. Sì. Vediamo il blocco qual è. Il 9 di bastoni e il blocco possono essere dei ritardi al blocco dovuti a una distanza o dei ritardi dovuti ad altro, oppure il blocco può essere le tue difese sul cuore perché non vuoi soffrire, va bene? Ok. Vediamo un po'. Oppure dei ritardi per vedersi perché si è a distanza. Vediamo un po' quale energia finale, l'amore Capricorno. 9 di spade, paggio di bastoni, 8 di denari. Io qua vedo che c'è una persona che grazie a questo impegno vuole mettere sforzo e impegno nella relazione. Se ci sono dei ritardi sono dovuti al fatto che di questo incontro, di questo avvicinamento, di questa passione, sono dovuti al lavoro. Va bene, sono dovuti al lavoro. Questo ti può aver ferito in passato, tu gli puoi aver detto più spesso che non ti andava bene questa cosa. Io vedo questa persona ha intenzioni a paggio di bastoni con l'otto di denari a venirti incontro, a mettere sforzo e impegno, tant'è che al positivo abbiamo il giudizio che ci parla della rinascita dell'amore per te. Mi spiego? Così come sei una persona nuova, io vedo che qua tu puoi avere un po' le difese alte, al tempo stesso cogli questa opportunità. Sì, perché questa persona non si arrende facilmente. Ok, andiamoci a chiarire queste carte. Perché c'è il 6 di spade, il Capricorno? L'eremita, sì, mi parlano di una lontananza o del fatto che tu stai pensando molto a una persona che è lontana da te, sia fisicamente oppure che non stai sentendo. Il 7 di bastoni.
Paggio di spade. Forse tu non ti fidi di questa persona, gli hai messo le difese. O non ti fidi dell'amore. Vediamo questa persona, regina di spade. Il folle. Questa persona sa di doverti delle spiegazioni per i suoi comportamenti inconsistenti. Che hanno potuto ferirti, insomma, così è. Paggio di spade, perché tu non ti fidi. E di darti delle spiegazioni, il paggio dei denari sono spiegazioni concrete, tant'è che il giudizio mi parla di una rinascita concreta. Paggio di spade, questo. Avanzamento per una conversazione pendente affinché tu ti possa fidare. Paggio di denari. Il giudizio di nuovo, senti, qua questa persona ti farà fidare di lui o di lei. Cioè proprio ti vuole incontrare, proprio ti vuole parlare, ok? Andiamo a vedere sul nove di spade. Otto di spade, spesso hai sentito insofferenza per delle preoccupazioni, per un blocco, non sapere cosa pensare. Vediamo il paggio di bastoni. Il diavolo, guarda, questa persona vuole assolutamente ottenere questa cosa con te che ti ho detto prima. Forte energia del Capricorno, questa sei tu, vuole proprio ottenere questa cosa con te, forte energia sessuale, anche passionale con te. La puoi percepire più immatura di te, però è disposto a mettere un impegno, eh? Otto di denari, cioè è disposto a lavorare nella connessione. Otto di denari, sì ragazze mie, sei girato da solo, il cavaliere di coppe. Qua questa persona c'è avanzamento d'amore, disposto a lavorare per la connessione. Va bene, quindi al di là delle tue difese, mi fido o non mi fido, perché qua comunque c'è amore da parte tua, rispetto se hai una persona in mente. E qua tu stai con la regina di coppe e stai aspettando che questa persona lavori per te, in tal senso. Succede in questi giorni, va bene? Andiamo a vedere. Nella profondità di questa persona per te. Cosa c'è nel suo cuore? Cosa vuole dirti? No! Oddio, meraviglioso! Ti sposerò perché? Ma l'abbiamo detto anche qui, tu in questi giorni vedrai il fatto che c'è... Questa persona vuole lavorare per la connessione, avanzamento d'amore, eh? Ti sposerò perché? Un'altra? Ora baciami stupida! Vuole proprio sentire addosso il tuo respiro, vuole mettersi da parte delle preoccupazioni, vuole farti abbassare le difese. Vedo una persona molto passionale qua. Un'altra, in chiusura, le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. Questa persona vuole tutto di te, mani, bocca, corpo, mente, tutto. Quindi ragazze mie, questo è quello che succede in questi giorni. Canalizzate questa energia perché è veramente molto bella, eh? Sia che tu la conosca che sia una persona nuova, ok. Vi vedo soprattutto per le ragazze singole, qua c'è proprio una rinascita dell'amore a discapito di tue difese, va bene? Le difese proprio rispetto all'amore di coppia. Qua c'è una persona che si impegna nella connessione nonostante tu abbia un po' di reticenze, ok? Andiamo a vedere un po' cosa dice l'oracolo, Capricorno. Serendipità, momento meraviglioso, vedi? Occasioni da prendere al volo. Caos e contrasto, questi sono i tuoi dubbi, le tue difese, il tuo mi fido o non mi fido. E l'osservatore, questi sono i tuoi dubbi riguardanti alla la situazione con questa persona. È tempo di andare, mi parla di un nuovo inizio. Perché probabilmente non ti fidi di questa persona che ti ha lasciato sola, ti sei sentita sola o solo. Però qua c'è un'occasione da prendere al volo che abbassa, diciamo, le tue difese. Va bene? Quindi ragazze mie e ragazzi, in bocca al lupo per tutto. Vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!